presidente del capogruppo del Senato di Sinistra Italiana, e che ieri è la donna che ha occupato la poltrona di Grasso in segno di protesta. Perché, De Petris? Eccola, la vediamo. Ieri ci siamo trovati di fronte, devo dire inaspettatamente, perché delle fiducie si parlava, preannunciate, ma onestamente pensavamo che almeno la discussione generale potesse essere concessa, diciamo, chiamiamola così. E invece ci siamo trovati di fronte ad un'accelerazione improvvisa, per cui appena finito la votazione sulle pregiudiziali di costituzionalità, il governo si è alzato e ha posto la questione di fiducia. E in quel momento anche la parola ci è stata vietata per poter, diciamo, in qualche modo reagire a questo atto che ancora una volta non solo è di prepotenza, ma insomma francamente il Parlamento si chiama così perché anche perché uno parla, invece non è neanche possibile questo. È arrivata una gestione di Renzi che voglio leggerle a proposito, perché sì. Renzi dice: gli altri, immaginando voi e 5 Stelle, fanno gli show in piazza, noi invece facciamo proposte per il Paese, andiamo avanti insieme e abbassiamo le tasse. Sì, vabbè, Renzi credo che il Paese lo conosca già abbastanza bene, diciamo. Devo dire che questa è la degna conclusione di una legislatura disgraziata, non solo perché era la 17ª e quindi diciamo, di per sé ha questa... ma perché noi possiamo fare un elenco, diciamo, di tutto quello che è accaduto in questa legislatura, sempre molto all'insegna del forzare continuamente le regole parlamentari, ma andiamo anche alla sostanza, no? Perché il grande rottamatore è arrivato, prima ha rottamato Letta, no? Perché bisogna ricostruirla tutta, insomma, a chi poi dice quelle cose, si è messo in testa di rottamare la Costituzione, il popolo italiano gli ha detto che non andava bene, ha fatto una legge elettorale che è stata dichiarata incostituzionale. Io per la verità ricordo anche, forse Andrea Romano stava in un altro partito, non lo so. Ma anche lei stava in un altro partito? Sì, io sì, lei, nel senso non stava nel PD, forse allora non lo so, non me lo ricordo. In quale partito stava lei? Non ricordo nemmeno io. Io stavo nei Verdi, sono pestata Verdi, lì. Poi vabbè, ma arriviamo alla questione, non era sul personale. Ma ricorda anche a lei. Ma non è un fatto personale, per dire che... nemmeno mio è un fatto personale. Probabilmente si ricorda tutto, fa lo storico, annota tutto. Non ricordo nemmeno a lei, mi pare in altri partiti. Non tanto, al contrario dei 550 trasformisti che ci sono. Vi posso dare un suggerimento? Agli italiani non gli importa niente che partito stavate voi due. Mi interessa di più capire qual è la questione. Siccome lei ha fatto questa polemica personale, rispondo con alcune informazioni che forse gli italiani non sanno. No, ma perché deve fare così? Perché probabilmente non ricorderà semplicemente che ci fu dichiarazioni contro il Porcellum. Io, siccome ho anche raccolto le firme col referendum, per questo chiedevo un'informazione, magari c'era anche lei. Io al Porcellum non lo faceste nella io non ero parlamentare quando faceste il Porcellum. Cioè io ero all'opposizione. Ma non è colpa di voi due. Quello che vogliamo dire è che usciamo da leggi una peggio dell'altra. No, però per rispondere, cosa mi ha chiesto sul Porcellum? Lei si è rivolta a me dicendomi sul Porcellum cosa? Io ho semplicemente detto se lei, quando Renzi dichiarò che bisognava appunto cambiare assolutamente il Porcellum, se in quel momento stava e infatti anche il Porcellum, mi scusi, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, cosa c'entra il Porcellum con questa legge, mi perdono? Mi fa finire di parlare? No, mi ha chiamato in causa. Sto parlando semplicemente che Renzi, il fatto che aveva dichiarato che il Porcellum doveva essere cambiato perché non permetteva, mi faccio finire la frase, agli elettori di poter scegliere liberamente, ed è stato dichiarato per fortuna incostituzionale. Poi è arrivato l'Italico, è stato dichiarato incostituzionale. Questa volta prudenza istituzionale e democratica avrebbe voluto il fatto che si riflettesse un po' di più per non far correre il rischio al Paese e alle istituzioni democratiche di rivotare con una legge che sarà di nuovo dichiarata incostituzionale. Legge incostituzionale, come vedete. Posso ricordare alla senatrice De Petris, sa qual era la riforma che prevedeva che prima di avere una legge elettorale ci fosse un giudizio preventivo della Corte Costituzionale? La riforma costituzionale che avevamo presentato noi, quella c'era un espediente. Gli italiani, quella aveva effettivamente una cosa di buon senso, gli italiani purtroppo hanno bocciato questa riforma, è andata
così. Dopodiché le leggi elettorali sono leggi ordinarie, lei è senatrice da molti anni, lo dovrebbe sapere, sono leggi ordinarie che poi successivamente, se c'è un ricorso, la Corte Costituzionale l'esamina. Funziona così nella nostra Repubblica. Sono leggi ordinarie che però la nostra Costituzione, all'articolo 72, prevede che sia, che come legge elettorale, che siano approvate con una procedura ordinaria. Questo, allora, vorrei chiudere con un commento di Federico Rampini. Questa è una procedura ordinaria. Non capisco questa polemica della signora. Ma io non ho fatto una polemica, volevo farle una gentilezza, che magari anche lei era stato nel comitato. Non è passata questa gentilezza come tale. Federico, facciamo chiudere con un po' di saggezza a Federico Rampini, dai, così ci... Come ci vedi? Cosa succederà a queste prossime elezioni? Se metto una bella musica tipo quella Mambo Italia e mi chiede di ballare il tip tap su quella scrivania, mi fa una domanda più facile. Io te la faccio cantare Mambo Italiano, l'ho già fatto con altri.